È la festa giapponese del Doya Doya ed ha una tradizione di 1300 anni. Serve nel mese di gennaio a propiziare il raccolto. Solo una palla disposta al centro della piazza può risvegliare il drago che è giunto fin là attraverso le strade gremite di contadini. È il leggendario custode dello scrigno di Aso. Attorno a lui i draghi ribelli si moltiplicano, ma lottano con pigrizia. Sono ancora in stato di torpore. Bisogna stroncarli prima che danneggino le messi e portino fame e carestia. Attorno ai mostri uccisi si danza pieni di allegrezza. Le promesse della terra saranno mantenute con generosità. Ma lo spirito cattivo dei draghi è rimasto nell'aria. Bisogna distruggerlo ad ogni costo oppure il raccolto sarà danneggiato. La lotta dei contadini seminudi per cacciare dal tempio i distruttori della loro fatica assume forme di violenza eccezionale. Se tutti riusciranno a restare stretti, in forte difesa intorno allo scrigno, le messi saranno salve e abbondanti. Così i contadini giapponesi si rendono amiche le stagioni perché confortino la loro povertà.